Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo cheat day. Questo sarà il mio cheat day mensile. Ci sarà questa tipologia ogni mese, quindi già vi avverto, da gennaio in poi ci sarà un cheat day oppure due. Vediamo al mese. Io direi di iniziare subito con la colazione. Ovviamente io non so quante calorie andrò a mangiare nell'arco della giornata, quindi lo scopriremo stasera insieme. Cheat day abbastanza tranquillo. Sapete che in ogni mia challenge, in ogni cheat day, specialmente quando automaticamente le calorie sono comunque un po' più alte rispetto a tutte le altre challenge, quello che dico sempre, mi voglio godere il cibo fino all'ultima briciola. Può capitare che lascio tipo un biscotto metà o un biscotto, ma tranquilli, in casa siamo in 5, quindi non si butta niente, niente, niente. Quindi io direi di iniziare come sempre nei miei video. Spesso tutti i pasti sono stati cucinati o da me oppure da mia mamma, e infatti la maggior parte si daranno ovviamente la merenda. Comunque, ovviamente tazza di latte e caffè. E ho cookies, avete visto la panoramica e tutto l'orario. Ho preso la ricetta dei cookies perché ovviamente vi dico, perché sicuramente me lo chiederete, Giulia dove l'hai presa? Da Rafael Nistor, io penso che si pronuncia così. Io comunque so che è un ragazzo che fa delle ricette su Instagram, non so se pure su TikTok, però su Instagram, super veloci, quindi ho preso la ricetta da là. L'unico consiglio che voglio darvi, non inserite il bicarbonato, perché anche se è poco, si sente sempre alla fine un po' di bicarbonato. Il consiglio che posso darvi è quello di aggiungere un cucchiaino di lievito. Comunque ragazzi, sono venuti stra morbidi e buoni, sì lo so perché io ieri l'ho assaggiati e mamma mia raga, assurdi veramente. Comunque un sorso di latte e caffè e iniziamo. Sono duri, tra virgolette, cioè sono friabili, ma allo stesso momento sono anche morbidi. Questi però caldi. Ovviamente Nutella. Nutella è tutto più buono. Comunque l'ultima volta che feci cookies, trovate il video nella challenge oro, mamma mia raga, il che combinai, dovete andare a vedere quella challenge, non vennero per niente bene. E poi non ho fatto cookies moderati, ho fatto bombe, cioè pensate questo, sono due, e uno male su due. Ultimo boccone, questo vado a fare la solita cosa, chi mi segue nei pre-challenge eccetera sa quello che faccio, quindi vi lascio tutti i video perché ve l'ho fatto appositamente quei video, ve li lascio giù nell'info box, vi dico solo di godervi questo video senza pensare ad altro, perché a smaltire questo cheat day ci penso io, alla preparazione ci penso io, quindi non mettetevi in testa altre cose, godetevelo. E niente, io vado a editare il video perché deve uscire alle 2 e ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Un super pranzo, proprio...
Eccoci qua con il pranzo. Allora, raga, non ci fate caso qua perché ho fatto un danno. Stavo cadendo. Ok. Come pranzo, pappardelle con funghi, panna e un po' di prezzemolo. Assaggiamo, raga, ovviamente. Cucinato da mamma. Mamma mia, raga, che profumo. No, vabbè, ma che bontà! No, vabbè, raga. Mamma mia. Avevo una voglia che voi non avete neanche idea. Mamma mia, l'ha fatta proprio buone. Bella scusa, scusa. Questa anche con un po' di prosciutto cotto dentro. Ah, raga, questo piatto di pasta me lo sto proprio godendo. Perciò non mi devi sentire parlare. Pane per fare la scarpetta. E quindi niente, ragazzi, ci vediamo dopo, penso con un dolcino, vediamo un po', e perché poi così oggi pomeriggio vado anche ad allenarmi e noi ci vediamo dopo col prossimo pasto. Qua con un bel pre-workout. Questi sono ancora i prodottini reduci dalla mega box di Loacker che vi lascio giù nel link box. Io direi di iniziare. Questo è proprio un bel pre-workout, sono all'incirca le 2:30. No, non vi faccio l'orario perché ho il telefono a caricare, che poi tra un'oretta o qualcosina in più scendo giù e vado ad allenarmi, quindi ho bisogno del telefono carico per le musiche, che senza musica io non mi alleno. Loacker cioccolato con stracciatella, quindi è cioccolato bianco, il cacao e più la stracciatella. Vediamo, guardate qua. Dio, che odore, assaggiamo. Allora, ma la bontà. Un minuto di silenzio, grazie. Sono quei pezzettini tipo palline di wafer. Che poi mi avevi detto si dice wafer. Io sono io e quindi lo chiamo wafer. Wafer. Io lo chiamo wafer, ecco. Non mi viene da dire wafer, quindi dico wafer. Questa classica tortina al cioccolato con niente. Preferisco quella al cioccolato bianco. Questa è troppo buona. Ok, dopo una super carica, adesso ragazzi ci vediamo direttamente oggi pomeriggio verso le 6 con la merenda. A dopo. Qua con un super post
workout, cioè raga, ve le ho fatte vedere, sono super super morbide. Queste sono quelle gusto fragola, assaggiamo. Buonissimo. La fragola si sente tantissimo e poi super piena. Vi consiglio, mia sorella qui che fa uff, vi consiglio di riscaldarle comunque in forno queste qua. Ultimo pezzo, dopo un po' comunque un po' disgustano perché considerate che sto per tipo glassato. Poi c'è la fragola, quindi è una bomba di zucchero, però alla fine è buono. Ok, dopo una bella ricarica di dolce, direi di passare alle patatine. Sì, raga, queste sono le pezzotte, però queste sono molto buone. Le patatine gusto pepe rosa e lime, è il mio gusto preferito, cioè ovviamente mi piacciono le rustiche, adoro quelle al pomodoro, però queste sono tra le mie preferite. Adoro. Molto bianche. Niente di che. Questo già è. Instagram versus realtà. Ok, raga, post workout andato e noi ci vediamo direttamente dopo con l'ultimo pasto di questo cheat day e sarà una goduria assurda, quindi a dopo. Avete visto il famosissimo calzone ripieno di mozzarella, prosciutto cotto, un po' di pepe, pomodoro. Solito la chiamano anche pizza fritta, ma raga, io la chiamo amore, bontà, dieta, coscia. Nel mentre apriamo la Coca-Cola Zero, ma la croccantezza. Fermate il gioco. Mangiando proprio, brava mamma, brava, brava mamma che in questa quarantena ti sei specializzata. Brava. Ma sto facendo allegria, dite la verità, dici la verità. Dite voi, voglio venire a casa mia. Comunque ragazzi, all'incirca questo cheat day è sulle 3500-3600 calorie.
Questo raga, tranquilli che dopo me lo finisco, tanto sono appena le 8:30, però è inutile che sto qui fino a quando non me lo finisco, passa un'altra mezz'ora. Me lo sono goduto, mamma mia raga, una vita che non me lo mangiavo. Buono? Mamma, comunque complimenti. Raga, mamma, comunque complimenti, buonissimo. E niente raga, io spero che anche questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!